Mentre scorrono i titoli, è bello così. quando vedemmo questo film a Venezia quest'anno, ci ritrovammo di fronte a una constatazione che ci capita di rado, cioè ecco il film che manda in sollucero i critici, perché il materiale a disposizione era tanto e sfaccettato, insomma si andava dalla pura immagine alle musiche, alla letteratura ovviamente, insomma uno che insegna letteratura comparata come me si ritrova di fronte a questo palinsesto così stratificato, ci vede dentro il romanticismo, ci vede dentro Novalis, Trakl, panteismo, e poi riguardo le musiche ovviamente un rispetto per il periodo storico, ma anche qualcos'altro. In effetti quando vedi il film subito mi resi conto che il lavoro che Tim aveva fatto era un lavoro certosino. In effetti oggi quando abbiamo avuto una conversazione mi sono reso conto che le competenze di Tim in fatto di musica, per esempio, sono delle competenze stratificate. Conosce benissimo la musica classica, conosce benissimo le operazioni di variazione sul tema della musica classica attraverso l'elettronica, per esempio. In Germania tutto questo è molto diffuso, ci sono molti musicisti che fanno elettronica, che riprendono brani celebri, sinfonici o musica da camera, e li rielabora attraverso appunto i dispositivi elettronici. Tutto questo a Venezia ci sembrò abbastanza lampante. È il tipico film su cui si può scrivere molto, ed è il tipico film su cui si possono effettivamente chiedere molte cose, anche semplicemente sulla cosiddetta trama. Ci sono molti buchi neri che oggi effettivamente Tim ci ha aiutato a colmare, ci ha chiarito alcune cose che c'erano anche sfuggite, molto affascinanti. Perciò io do la parola a voi, vedo che siete rimasti in tanti e io sono contento. Do la parola a voi, potete chiedergli qualsiasi cosa. E ovviamente anche a Giuseppe. Forse non hanno avuto la possibilità di fuggire prima, perché sono rimasti in tanti. Sì, ovviamente come dice Luigi, lasciamo la parola a voi, perché penso che Tim sia molto curioso anche di sapere reazioni di un pubblico dopo quelle avute alla prima di Venezia. Io volevo solo chiedergli una cosa, perché è una cosa a cui tengo molto, e prima non mi sembrava ovviamente il caso di farlo. Sono due cose collegate, una unica in realtà. C'è una frase che viene detta da un personaggio verso la fine del film, che trovo sia perfetta per spiegare tutto il senso del mistero e del labirinto nel quale il film ci conduce. Vale a dire, che cosa accadde esattamente?
quel che cosa accade esattamente per me ha un senso che va al di là del contesto specifico nel quale viene pronunciata questa frase e si estende a tutto il film, nel senso che questo film per me è davvero un... contiene delle scene, tutte le scene, che in realtà non sono solo quello che ci viene mostrato, ma contengono ognuna al suo interno dei labirinti, appunto, nei quali ci si può o ci si deve perdere, come si perdono in modo diverso tutti i personaggi, comunque, due addirittura, uno sparendo, uno allontanandosi, ma gli altri due rimanendo appunto in un modo altrettanto perduto nello spazio e nel tempo. Detto questo, una cosa che mi ha colpito quando ho visto il film, quando l'ho rivisto, e che per me davvero esemplifica questo senso di smarrimento, di perdita all'interno della foresta, sono da una parte le dissolvenze incrociate che tu hai usato in alcuni momenti del film, come se questo intreccio di due immagini che si fondono l'una nell'altra fossero la visualizzazione ulteriore del reticolato della foresta, degli alberi, delle foglie, dei rami, e quindi credo che tu abbia fatto questo in un modo molto consapevole e vorrei poi appunto chiederti una spiegazione su questo. L'altra cosa, la dico subito così poi appunto lasciamo la parola a voi, anche perché mi sembra almeno dal mio punto di vista collegata a quello che ho detto finora, è la scena che forse per me è la scena, cioè se quella frase esemplifica a livello di dialogo, a livello visivo c'è una scena che trovo veramente fondamentale, ed è quando sull'isola tu fai questa doppia panoramica, prima dal basso e poi dall'alto sugli alberi. All'inizio c'è un personaggio, alla fine quel personaggio non c'è più. E dà veramente la sensazione fisica, più che mentale o intellettuale, proprio fisica, del perdersi, del girare la testa, dell'andare fino a un punto di non ritorno in cui appunto tu ti sparisci, nel senso che non sai dove ti conduce quello smarrimento. Quindi volevo chiederti qualcosa appunto su questi due elementi in particolare, prescindendo dal fatto che non si tratta di tecnica, cioè non si tratta di bravura nel fare una panoramica o nel fare delle dissolvenze, si tratta di una questione molto più teorica proprio ed estetica. Also ich mag sehr was du gesagt hast über mi piace molto quello che hai detto, dass die Frage, was ist denn passiert, eigentlich den ganzen Film zusammenfasst, weil für mich gibt es nicht nur den Film und die Handlung, sondern auch immer das dahinter. Und letztendlich glaube ich, dass alle Zuschauer, die Gefallen an diesem Film finden, Gefallen an dem Film hinter dem Film finden. Und ich glaube, dass, also dieses Gefühl von, was für einen Film sehe ich da? Jede Minute passiert etwas, was man vielleicht erwartet, aber dann passiert wieder etwas, was man gar nicht erwartet. Also man eigentlich eine Narration aus dem Negativen heraus, also viel, viel Abstinenz auch an Narration. Und dann immer die Frage, diese Unsicherheit, in was für einem Film befinde ich mich? Ja.
was schwierig sein kann. Ja. mi piace molto come hai riassunto in poche parole, ma molto dirette, quello che è poi tutto il film. Perché effettivamente per me in particolare il film non è soltanto la trama, è tutto quello che c'è dietro la trama. E credo che il pubblico che apprezza il film, quindi gli spettatori che dicono sì, questo film è bello, questo film mi piace, questo film, in realtà quello che dicono è mi piace quello che c'è dietro il film, mi piace il film che c'è dietro il film, no? E mi piace che, e credo che sia, ci sia questo sentimento un po' comune di insicurezza, diciamo, ma che film sto vedendo, che cosa sta succedendo? Il minuto prima succede qualcosa, poi il minuto dopo accade qualcosa che magari io mi aspetto, ma invece in realtà accade qualcosa che non mi aspetto. Quindi questa insicurezza, questo perdersi un po', questa narrazione che allo stesso tempo è mancanza di narrazione o appunto volontà di non narrare, questa insicurezza. Ecco, questo è un aspetto del film che insomma penso che ecco, si diffonda e che io sento in particolare. Und dazu gehören eben auch diese zwei Mittel, die er angesprochen hat, die Überblendung, die du angesprochen hast, die Überblendung und auch diese Kamerafahrt, die eigentlich aus einer Not heraus geboren ist. Wir mussten ganz schnell etwas erfinden, um Paul verschwinden zu lassen. Und ich bin aber sehr glücklich damit, wie es geworden ist, auch wenn ich hoffe, dass eben nicht zu schwindlig wurde, aber diese, also gerade die Überblendungen sind ja auch eine Art, wo man mit Kinoerwartungen spielt. Das ist ein Mittel, was heutzutage nicht mehr in dieser Form so expressiv benutzt wird. Und das gehört einfach auch in ein älteres Kino. Und dieses auch Spiel mit dem kulturellen Echo, das ein Kino hinterlassen hat, das hatte mir Spaß gemacht bei diesem Film. Esattamente i due mezzi espressivi che tu hai citato, quindi le due tecniche che sono la dissolvenza e questa panoramica, no? Che in realtà l'intervento è stato dettato dalla necessità, cioè noi dovevamo fare qualcosa di molto veloce per far comparire il personaggio e subito dopo farlo comparire, quindi ecco perché la panoramica veloce, quindi spero che non abbiate avuto troppe vertigini, non vi sia girata troppo la testa, ma in realtà era un... Aber es ist schön, dass es schwindelig ist, dass man schwindelig ist. E quindi sostanzialmente al di là di questo, questi due strumenti, in particolare la dissolvenza, io credo che sia uno strumento molto bello ed è un mezzo espressivo che non viene più utilizzato nel cinema contemporaneo come un tempo, appartiene a una tradizione di un cinema più tradizionale, ecco, più vecchio, più antico, e in qualche modo si ricollega all'eco culturale di questo cinema, e quindi io mi sono divertito molto a poterlo utilizzare in questo modo. Ok, allora domande subito, speriamo di sì, per Tim. Cuore frantumato. Cuore frantumato. È la traduzione... Was der Titel bedeutet. Zerrumpelt Herz ist ein, das war das Erste, was ich von diesem Film wusste. Das war Silvester 2013 und auf einmal stand der Titel in meinem Notizbuch, aber ich wusste nicht, was ich damit machen sollte. Man muss dazu sagen, zerrumpelt ist kein deutsches Wort, aber jeder Deutsche versteht, was es heißt. Also ich habe eigentlich das Wort nicht erfunden, mehr oder weniger. Und es bedeutet etwas Ähnliches wie Cuore Frantumato, aber nicht. Es ist, man kann es nicht ganz übersetzen. Okay. Allora, diciamo che il titolo è la prima cosa che a me è venuta in mente del film, prima ancora di girarlo, era il 31 dicembre 2013 e io ho scritto questo titolo, queste due parole, nel mio diario, ma non sapevo bene che cosa poi ne avrei fatto. C'è anche da dire,
una cosa, Zerrumpelt Herz è stato tradotto come cuore frantumato, ma Zerrumpelt non è una parola tedesca, o meglio, non è una parola che esiste nel dizionario, ma tutti i tedeschi capiscono a che cosa ci si riferisce. Quindi non è che l'ho inventata io, però ognuno ci può vedere un po' quello che vuole, appunto Zerrumpelt poi è stato tradotto come frantumato. Also, das Wort weckt gewisse Weltschmerz-Assoziationen. E in qualche modo la parola richiama un'altra parola intraducibile in italiano tedesca, che è Weltschmerz, che più o meno viene tradotta in italiano con dolore esistenziale, il dolore verso il mondo e del mondo, che è un concetto tipico romantico. Quindi si ricollega un po' a quello là, quella cosa là. Altre domande per no, Tim? Vai. Sì? Momento in cui il film stava iniziando a portarsi verso la fine, perché questo arrivo del dottore e immediato rifiuto della situazione, in cui aleggia questo mistero che non si comprende bene che cosa sia, volevo domandare se fosse in un certo senso una rappresentazione di quanto questo film voglia invece interessarsi al mistero che il dottore rifiuta nell'immediato, andandosene di nuovo in città, mentre invece gli altri personaggi in un certo senso appartengono e percepiscono questa situazione che si sta creando intorno a loro. E quindi mi domandavo se il film in un certo senso non sia una reazione ad una mancanza di attenzione verso questo mistero che lei ha percepito nella realtà circostante della situazione. Es geht um das Geheimnis und deshalb willst du einfach offenkündigen, es geht darum. Also, ich finde das wunderbar gesagt, dass irgendwie, also der Wald gehört ja zu diesen vier Personen, die jetzt schon da drin sind in dieser Welt. Und der Arzt, der als Fremdling da reinkommt, der kommt ja wie in ein Theaterstück, das nicht seins ist. Er kennt seinen Text irgendwie nicht. Er weiß einfach nur, diese Leute, denen ist nicht ganz zu trauen. Und für mich war auch der ganze Film, die Art damit umzugehen, ja auch was Dialektisches. Also man hat einerseits diese esoterische Frage, andererseits versucht der Film auch auf einer rationalen Ebene zu bleiben. Man hat auch diese Distanz zwischen Depression und leichtem Humor, die mir ganz wichtig ist. Und viele Leute steigen da nicht unbedingt drauf ein, aber gerade in der Person des Arztes kann man das wunderbar spiegeln. Ja, und auch das etwas Pathetisches an dieser Depression. Okay. Allora, mi piace molto, no, la formulazione che hai dato di questa cosa. Ed effettivamente, se ci pensi, il bosco, la foresta, appartiene a quelle quattro persone che lì operano e agiscono. Il dottore è uno straniero, no? Arriva lì, è come se qualcuno che va su un palcoscenico e si trova a recitare un pezzo, un'opera di cui non conosce il copione. Quindi lui è in qualche modo estraneo a tutto questo, mentre appunto il bosco appartiene ai personaggi. E quindi per me il film è stato in qualche modo l'arte di gestire questa dialettica tra quello che è il misterioso, il segreto, l'esoterico, quindi la questione esoterica, e poi anche quella parte un po' patetica, quella parte un po' depressiva, anche molto terrena, molto fisica, che appunto viene, secondo me, ben rappresentata nel dottore, che non solo ha questo cattivo umore, lui lo chiama, no? Questa tendenza un po' alla depressione, ma anche un po' questo aspetto patetico allo stesso tempo. Quindi più o meno sì, è una dialettica fra questi due poli, quello che ho voluto rappresentare nel film. Scusa, noi abbiamo sentito cosa. La domanda era se si è messo qualche cosa di personale nella trama, è corretto? Ho capito bene? Ok. Was von deinem Leben drin steckt? Also gefühlt ist es sehr autobiografisch, wenn auch sehr kodiert.
eine sehr kodierte Art und Weise. Also natürlich ist das zerrumpelt Herz des Cuore fan tomato. E la mia cuore. Und lange Zeit habe ich gehadert mit der Frage, wie kann man Filme machen? Welchen Film kann ich machen? Braucht die Welt einen Film, den ich mache? Und anstatt einen Film zu finden, den die Welt braucht, habe ich einen Film über diese Frage gemacht. Okay. Was ist Inspiration? Allora sì, in realtà Zerrumpelt Herz, appunto lo diceva anche lui, è il mio cuore frantumato, quindi a livello di sentimenti, nello strato sentimentale c'è molto di mio, anche se il film di per sé è anche molto decodificato nelle strutture. Diciamo che io ho lavorato molto prima del film, mi sono chiesto e mi sono confrontato con la questione che tipo di film posso fare, no? Qual è il film che il mondo può vedere o può aspettarsi da me, o il mondo ha davvero bisogno di un film da me, e che tipo di film? Insomma, tutte queste domande che io mi sono posto e con il quale mi sono confrontato, anziché poi fare un film, quindi fare un film, come dire, il film che volevo fare, ho fatto un film su queste domande che io mi facevo. Quindi anziché appunto fare capire che film volevo, ho fatto semplicemente un film sulle mie domande. Eine sehr narzisstische Art und Weise, über Filme zu sprechen, aber die Frage war ja danach. Sì, è un po'... Das war eine narzisstische, echt? Dice che un... Sì, è che un po' nazista, dice lui, fare un film sui propri... Über deine Gefühle. Lui dice che è un po' nazista fare i film sui propri sentimenti, o sulle proprie domande, o sulle proprie questioni, e le proprie problematiche. Però io ho risposto alla domanda. Ho chiesto anche io per sicurezza, perché non è sicuro di aver capito, è proprio così. No, volevo collegarti sì, a quello che si sente, a quello che diceva prima la persona che è intervenuta, perché se non ricordo male, nelle note che hai scritto per il catalogo di Venezia, tu dici che il personaggio di Villi in qualche modo ha a che fare con la tua vita o con una persona. Allora volevo capire se ho capito bene e se c'era anche questo aspetto, diciamo, di autobiografia. Also am Anfang des Films steht ja, dass der Film auf einem Buch dieser Emma Reupke beruht und auch auf den Tagebucheinträgen dieses Willi Krück. Und tatsächlich habe ich einen Verwandten, der so heißt, und er ist mein Großcousin, aber da hört die Realität schon auf. Mir war es wichtig, dass man, während man den Film sieht, glauben kann, dass es eine wahre Geschichte sei. Ich habe viele Charakterzüge der Figuren aus Familienerinnerungen gezogen, auch die Art, wie gesprochen wird, die Art, wie mit Problemen vielleicht auch umgegangen wird. Und aber da endet, wie gesagt, die Realität. Ich möchte daran glauben, dass Otto Schiffmann eine echte Person ist. Und vielleicht ist es ja auch so. Aber ich hoffe, niemand fühlt sich betrogen, wenn ich das jetzt so sage. Del film effettivamente, no? Cioè, proprio nei titoli di testa c'è un riferimento in cui si dice che il film è tratto da questi appunti, da queste notizie di Emma Reupke e dal diario, appunto dalle pagine di diario di Willi Krück, che è un mio, diciamo, pro-cugino, si direbbe, un mio lontano cugino. Però qui si ferma la realtà, nel senso che io ho cercato di creare un film al quale si potesse credere. Era importante che il pubblico credesse a quello che vedeva. E certo, nella caratterizzazione dei vari personaggi, io mi sono per esempio ispirato a molti membri della mia famiglia, oppure al modo in cui si parlava o si gestivano i problemi all'epoca. Ecco, in questa cosa sì. Però ancora una volta l'autobiografia si ferma lì, si ferma proprio all'inizio. Io personalmente desideravo credere che Otto Schiffmann fosse una persona realmente esistita o che potesse realmente esistere. Io spero che poi non vi sentiate traditi da questo, proprio perché non è una storia completamente vera, ma di fatto è così.
Sì, ciao team. Innanzitutto ti volevo fare i miei complimenti perché hai uno sguardo e un'altezza ammirevoli. E volevo dirti che la mia prima reazione è stata quella di pensare a un film in cui c'è una sorta di propagazione dell'assenza, una graduale propagazione di assenza, in cui gli stessi personaggi hanno una consistenza liquida rispetto invece ai luoghi, che sembrano essere più solidi e addirittura li risucchiano alla fine nel loro mistero. Addirittura quello che io ho sentito in certi momenti è di entrare in empatia molto di più con i luoghi che con i personaggi, fino a che una stessa assenza ha determinato la nascita della vita di quel bambino che non si sa quasi da dove venga, perché la stessa protagonista femminile afferma di aver saputo di aspettarlo dopo la scomparsa, quindi è nato anche il bambino da un'assenza. Questo è il personaggio e la domanda allo stesso tempo che ti voglio fare: che significato ha quella vita che nasce da un'assenza? Ich glaube, die Frage ist klar. Almeno la domanda è chiara, no? Domanda l'ho capita. Io che mi sinceravo della traduzione. Es ist schon fast ein Klischee, das zu sagen, aber für mich war der Film wie ein Traum, den ich einmal hatte. Ich hatte diesen Traum nicht wirklich, es hat lange gedauert, diesen Film zu schreiben, aber im Gefühl war das ein Traum, wo sich eigentlich verschiedene Charaktere aus den Wirrungen meines eigenen Gehirns ergeben und aus meines Charakters. Und insofern ist ja das Kind tatsächlich so eine Art, jetzt sind wir wieder im narzisstischen Raum, also so eine Art legitime Neuerscheinung, die etwas, die wirklich etwas Eigenes hat. Also so wie aus einer Selbstbefruchtung kommt etwas Neues heraus. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Okay. Allora, ci penso ancora un attimo, no? Perché volevo aggiungere qualcosa, cioè, ma non so esattamente come formularlo, quindi nel frattempo io traduco. Io non so se sia magari un cliché, però in realtà il film per me è una specie di sogno, cioè non un sogno che io realmente ho avuto nella vita reale, anzi mi ci è voluto un bel po' per poter preparare questo film, quindi, ma un sogno in qualche modo a livello di sentimenti, ancora una volta, a livello un po' più profondo. E in qualche modo i personaggi che sono venuti fuori sono in realtà i personaggi che sono emersi dal groviglio del mio cervello, no? Da tutto quello che c'era all'interno del mio cervello. E lo so, ancora una volta mi sembra di dare una risposta un po' nazista, però il bambino è semplicemente la logica conseguenza, la nascita, una apparizione legittima, dice proprio così, cioè un'apparizione legittima di quella che è una fecondazione. Das Kind soll ja auch... Questa conversazione che abbiamo avuto nel pomeriggio ci ha confermato che, diciamo, nella sua idea, Otto che torna e fa l'amore con la donna è già morto in realtà. Wir müssen das nicht verraten, oder? Wir hätten das nicht verraten müssen. Ich möchte ja auch niemanden langweilen, aber wenn... Ich habe vorhin in einem Interview habe ich gesagt, dass Otto, wenn er wiederkommt, für mich eigentlich schon eine Art Geist war, wie er gerade sagte. Und dass das Scheitern für ihn in seiner Komposition bedeutet, dass er, also das habe ich vorhin gesagt, die Komposition ist in der Art eine sexuelle Sublimation, dass er letzten Endes nur noch dazu in der Lage ist, dieses Kind zu zeugen.
Und ganz schön finde ich jetzt aber, dass ich dieses Kind zum Protagonisten meines nächsten Films machen möchte. Das heißt, da endet dann hoffentlich die narzisstische Selbstbeschäftigung. Hoffentlich. Allora, no, non è che non dovevi svelarlo, in realtà è che io non voglio annoiare nessuno, ma è vero, sì, nella conversazione che abbiamo avuto questo pomeriggio ho detto che Otto per me era in qualche modo un fantasma, già un fantasma, come hai detto tu. E il fatto che lui fallisse poi in questa composizione, in questa sinfonia, no? Che lui non riesce a finire, non riesce a comporre. Ho già detto nell'intervista che per me la sinfonia è il sesso che viene sublimato, quindi una sublimazione sessuale. E il fatto che lui fallisca nella sinfonia in qualche modo ha come contraltare il fatto che lui deve avere un rapporto sessuale reale, no? Per l'autoaffermazione. Ma comunque, al di là di questo, interessante, also just the aspect. E proprio per allontanarmi dall'autoaffermazione di stampo nazista, ci tengo a dire una cosa, che il bambino, appunto protagonista, il figlio, sarà il protagonista del mio prossimo film. Quindi lui è il protagonista da grande, quindi io vorrei allontanarmi da questo tipo di autoaffermazione di stampo nazista. Ciao, volevo sapere, a un certo punto c'è una citazione, non so se voluta o meno, del film di Lars von Trier, secondo me, di Melanconia, cioè Tristano Isotta, no? Che irrompe tra l'altro in una scena importante, cioè per la figura femminile, poi è un momento proprio di cambiamento, quindi mi riporta direttamente e bruscamente nell'altro film. È voluto il discorso di renderlo così esplicito, oppure, cioè, non lo so, cioè, volevi che fosse in qualche modo inglobato nel film in maniera più, non lo so, silenziosa? Perché per me è stato molto forte, cioè mi riporta direttamente al film, perché poi anche quello che fa lei è in qualche modo, no? Cioè richiama un po' quello che succede. Also, grazie. Kreuzverweis war mir bewusst, aber ich glaube, die Art, wie ich mit Musik umgehe, ist eher was subjektiv phänomenologisch ist. Das heißt, ich höre die Musik und achte halt auf den Rhythmus und die Klangfarben, die ich möchte. Das heißt, in dem Fall nahm ich eher in Kauf, dass das ein Melancholie-Zitat ist. Wobei ich sagen würde, Lars von Trier kann nicht sich Wagner aneignen. Dafür wurde das zu oft benutzt in Filmen. Es ist nur der letzte bekannte Film, in dem das benutzt wurde. Allgemein Tristan und Isolde taucht sehr oft auf in verschiedenen Filmen. Okay. Also ich finde nicht, dass das Lars von Triers Musik ist. Okay. Auch wenn ich das mag. Ok, in realtà il riferimento, questo riferimento incrociato, è un riferimento in parte voluto, nel senso che io ho realizzato che c'era quel riferimento, ma in realtà la mia primaria preoccupazione era quella di combinare bene i toni, la musica, tutto quanto, insomma, volevo partire dalla musica, vedere cosa veniva fuori dal punto di vista del sentimento. Quindi quando ho realizzato... ho capito, insomma, che il riferimento era a Lars von Trier, anche se devo dire, non è che la musica di Wagner appartenga a Lars von Trier, nel senso che ovviamente Tristano e Isotta di Wagner è diventata famosa grazie al film di Lars von Trier, ma ci sono tantissimi altri registi, forse anche meno noti. Mi piace Lars von Trier, però ci sono anche molti registi e molti altri film, forse meno noti, che hanno più volte impiegato Tristano e Isotta e la musica di Wagner in generale. Molto bene. Also ich fühle mich unsicher in der Film, sehr was Kino von
Weise angeht und was auch. Ne? Mm-hmm. Aber kann sie das noch präzisieren? Mm. Puoi essere un pochino più precisa? No, ma in realtà era soltanto una constatazione, perché poi è quello che ho fatto io guardando, quindi è molto soggettiva, come, cioè, nel senso non è assolutamente, cioè, un assioma, cioè è l'atteggiamento che ho avuto io, perché l'ultimo riferimento a Wagner in realtà amplificato, come dici tu, è comunque collegato con tutto. E le atmosfere sono comunque, cioè, ti richiamo. Der Film hat sein eigenes Leben irgendwie, aber umfährt durch auch die Verweise auf Lars von Trier und auf andere Filme und so weiter, die sind auch verstärkt. Irgendwie bekommt, also lebt sein eigenes Leben und wird von, also seine Poetik wird von Lars von Trier und anderen Filmverweise dadurch verstärkt. Das war mein Gefühl. Und ich fühlte mich unsicher. Ne? Manchmal sah ich die Verweise sofort, dann musste ich ein bisschen darüber nachdenken. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass das etwas ist, was aber vielleicht fast jeder postmoderne Film unwillkürlich machen muss. Also wir gucken ja einen Film nie als den ersten Film, sondern das ist einer von, das ist vielleicht der 5000. Film, den Sie jetzt gesehen haben. Und der beruft sich automatisch auf einen kulturellen Fundus. Und so geht er ja auch mit Musik um. Also dieses Wechselspiel zwischen Gustav Mahler und dann hören wir Hans Pfitzner, einem deutschen Komponisten, den ich sehr mag, der aber leider vor allem in den 30er, 40er Jahren bekannt wurde in Deutschland. Und mit diesen kulturellen Bezügen zum Beispiel lässt sich ja auch spielen. Wagner ist da ja auch, geht da auch in die Reihe. Also, In realtà credo che comunque questo tipo di impressione che tu hai avuto sia l'obiettivo, comunque sia abbastanza comune in tutti i film postmoderni. Cioè non è che quando uno guarda un film, guarda quel film per la prima volta, ci vede sempre tanto altro, ci vede sempre i 500.000 film che ha visto nella sua vita, i riferimenti, è quasi una cosa assolutamente normale. La stessa cosa accade nella musica, per esempio, la stessa identica cosa. Ci sono tantissimi riferimenti all'interno, no? Musicali, c'è Wagner, ma c'è anche Gustav Mahler, c'è Pfitzner, che è un compositore amico di Mahler, che è diventato tristemente, sfortunatamente famoso negli anni 30 e 40, cioè sotto il periodo nazista, e questa cosa qui lo ha poi bandito completamente dal ricordo come compositore di musica classica. A me piaceva molto, e anche in questo piccolo gioco, no? Wagner poi ritorna con il nazismo, eccetera, questo piccolo gioco che ho creato, dialogo tra i compositori, era anche voluto in qualche modo. Una domanda qui? Sì, io volevo chiedere se non ha sentito a un certo punto il rischio che il film diventasse una sorta di esercizio di stile. Ich glaube, wenn ich zu viel Angst gehabt hätte, dann hätte ich ja diesen Film nicht gemacht. Beziehungsweise, das liegt ja auch im Auge des Zuschauers. Also, ich kann nur hoffen, dass Sie mit dem Film was anfangen können. Aber ich habe ihn zunächst für mich selber gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil es ja noch Teil meines Studiums war. Und dass ihn jetzt so viele Leute sehen, ist eigentlich ein sehr positiver Nebeneffekt. Aber dass er dann als Stilübung ankommt, das kann sein, ja. Può essere, no? Può essere. Però se avessi avuto così tanta paura, il film non lo avrei girato proprio, no? In realtà io spero, e quindi questo dipende molto dagli occhi dello spettatore, io spero che comunque sia un inizio di qualcosa, no? Per me. È chiaro che io ho fatto questo film per me, voglio essere sincero, perché parte del mio studio all'Accademia, e il fatto che poi abbia colpito e coinvolto così tanta gente, diciamo, un effetto collaterale, secondario, io non me l'aspettavo. Però sì, sostanzialmente può essere un esercizio di stile, ma ci sta anche. Grazie. Buonasera. Io sono incuriosita dal personaggio di Willy. Willy,
Willy? Perché mi sono chiesta se è un personaggio da vedere in chiave positiva o negativa. Mentre gli altri personaggi sono in conflitto, sono sempre alla ricerca e nella ricerca si perdono, alla ricerca di questa autoaffermazione, come abbiamo detto prima, che è nell'arte o nel sesso, lui sembra non interessato né al sesso né a questa ricerca struggente, ma non come diceva la ragazza, non come il medico che la rifiuta. È solo, ho avuto la sensazione che sapesse fermarsi in tempo quando dice la vacanza e sta per finire. Però è un personaggio non negativo, è come se fosse annoiato alcune volte. Però allo stesso tempo è lui che parla di anima e quando ha questo rapporto speciale con il cane. È come se avesse già capito qualcosa che gli altri cercavano. Also die erste Idee für Willy war so eine Art Bildungsreisende wie Hans Castorp im Zauberberg, ist dann aber immer unwichtiger geworden, ist ja nicht der Protagonist des Films, aber ist die Figur, die mir selber am nächsten ist, in der Art, wie er mit der Welt umgeht und auch mit Drama umgeht. Das heißt, er versteht vielleicht sehr gut, in welcher Situation er sich befindet, aber es ist nicht sein Problem, es ist nicht seine Welt sozusagen. Und dann gibt es auch noch homoerotische Untertöne in Willis Figur. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Es ist nicht sein Problem. Ci hai preso abbastanza, nel senso inizialmente... Il suo viaggio era, inizialmente il viaggio di Willy era come quello di Hans Pastor nella Montagna Incantata, no? È un viaggio un po'... lui si mette alla ricerca, poi capisce che non è cosa per lui, nel senso che dice non è il suo problema, non è il suo mondo. Poi, che altro posso dire? Willy è il personaggio forse più vicino a me, che io ho caratterizzato anche più vicino a me. Poi ci sono anche questi riferimenti un po' omosessuali, omoerotici, qualcuno li può cogliere. Ecco, sì, è comunque un personaggio abbastanza distaccato, che dice appunto, non è un mio problema ciò che accade. Quindi sì. Er ist auch ein Dokumentarist mit seiner Kamera. E poi ha, no, questo aspetto documentario, lui è un documentarista con la sua macchina fotografica, quindi quello più reale, ecco. Allora, io volevo sapere qualcosa in più in merito a quello che hai detto all'inizio sul bosco, sulla concezione, questa concezione, diciamo, mistico-metafisica del bosco, che, non so, in Germania funziona così. Prima hai detto che praticamente i quattro personaggi sono come parte del bosco. In realtà a me è sembrato, guardando il film, che i personaggi proprio, i protagonisti, e il bosco stesso è un protagonista, è un personaggio a sé stante, secondo me. È come se queste due unità, i quattro personaggi e il bosco, fossero distinte, anche a livello visivo. Cioè io vedevo spesso lo sfondo, il fondo, cioè il bosco, magari un po' sfocato, e i personaggi più definiti, e a volte il contrario, cioè succedeva il contrario. Cioè come se, sì, ogni personaggio è come se attraverso il bosco fosse in viaggio verso qualcosa, come se il bosco da un certo punto di vista li respingesse, infatti loro a volte hanno difficoltà anche nel muoversi, nel camminare. Però alla fine di questo viaggio è come se il bosco, diciamo, li stesse valutando. Alcuni di loro vengono inglobati nel bosco, altri invece vengono, diciamo, in un certo senso respinti. Quindi volevo capire questa concezione appunto del bosco, come viene inteso, qualcosa in più volevo sapere. Also, der Wald als Sehnsuchtsort ist ja aber auch was Schreckliches in der Art, was Antizivilisatorisches ist, letzten Endes. Die Welt, die wir uns gebaut haben als Menschen, hat mit der Realität des Waldes und dem, was wir da irgendwie metaphysisch spüren, nichts mehr zu tun. Deswegen hat er auch diesen ablehnenden Gestus und deswegen verschwinden auch alle, die sich wirklich in ihm verlieren, in diesem Film.
il bosco inteso come luogo di nostalgia, no? Che ancora è una parola che non si può tradurre in italiano, Sehnsucht, è proprio questa nostalgia, è quanto di più anticiviltà esista, no? Nel senso che è anche abbastanza brutto e terribile in questo senso, perché il mondo così come è stato costruito in qualche modo contraddice in tutto e per tutto quello che è il bosco e quello che è il suo aspetto metafisico. Per questo tu riscontri questo gesto di rifiuto, questo allontanamento, e di fatto poi i personaggi scompaiono. Und es ist das ist der Ort, wo Otto Schiffmann hin muss, weil nicht mehr in seiner Zeit und nicht mehr in seiner Welt leben möchte und muss. Und Paul geht hinterher, weil das Gefühl hat, etwas Größeres könnte da lauern für ihn oder auf ihn warten. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Non so se sia proprio così, però Otto Schiffmann è quello che se ne va nel bosco perché deve risolvere i suoi problemi col mondo, perché vuole fuggire dal mondo esterno. E poi Paul gli va dietro, l'altro personaggio gli va dietro perché in qualche modo già capisce in anticipo che c'è qualcosa che lo attende o qualcosa che magari per cui Otto è in pericolo, e quindi subito lo segue. Quindi questo, e da questa parte io vedo l'accettazione, no? Questa corsa. Non sono sicurissimo che sia così, però. Appare di gran lunga molto più invecchiato. È una cosa voluta o è un'impressione solo nostra o mia, perlomeno? Es ist jetzt vielleicht eine etwas sage ich, übermütige Entscheidung, die in der Maske getroffen wurde, die ich jetzt also postrationalisieren muss. Und ich mag eigentlich, dass Willi so sichtbar gealtet ist. Er humpelt ja auch, er hat einen Stock und so weiter. Weil das die Konnotation von etwas hat, er hat irgendwas überlebt. Also Anna und er sind die Überlebenden dieses eigenartigen Spätsommers in diesem Wald. Dass das mit Realismus nichts zu tun hat, ist keine Frage. Non ha niente a che vedere con la realtà effettiva delle cose, però è stato un tentativo un po' ardito, un po' azzardato che io ho fatto, perché volevo rappresentare Willy come qualcuno che fosse sopravvissuto a qualcosa. No? Lui come Anna, per questo oltre ad essere molto vecchio ha un bastone, gli ho voluto dare questa connotazione di sopravvissuto, chiaramente appunto non corrisponde poi alla realtà dei fatti e delle cose, però era quella l'intenzione. Und er hat es auch nicht leicht als sag ich mal homosexueller Dorflehrer in einem Nazi Deutschland, ist nicht so schön. E poi ovviamente le esperienze che presumibilmente lui ha trascorso, quindi insegnante omosessuale in un piccolo centro durante il periodo nazista. Quindi ecco questo, diciamo, il motivo dell'invecchiamento precoce. La scelta del bosco della stagione dovrebbe essere l'autunno, da quello che ho visto dai colori, è volutamente scelta da lui oppure casuale? Oppure è un effetto cromatico da dare nel film? Ich wollte gerne Spätsommer, Herbst drehen, nicht nur wegen der Farben, sondern auch, weil das Licht grundsätzlich schöner ist. Du hast weniger Mittagszeit, weniger Sonne von oben, sondern mehr diesen seitlichen wunderbaren Effekt. Nur immer, wenn wir drehen wollten, oder fast immer, ist die Sonne dann weggegangen. Also wir hatten eigentlich fast auch immer Regen, wir haben es zum Glück verstecken können, aber es war wirklich auf den letzten Drücker, weißt du? Weil eine Woche später waren alle Blätter weg. Nicht, natürlich ist es ein Nadelwald, aber überall, wo es Blätter gab, waren die dann weg. Und es war dann fast Winter schon. Also Anfang November war der Schluss des Drehs. In realtà è stata una scelta voluta, perché io volevo girare nella
a fine estate e inizio autunno, non solo per i colori ma anche per la luce particolare, no? Perché non c'era mai questa luce diretta dall'alto del sole, volevo creare appunto questo effetto particolare, a volte ci sono riuscito e più delle volte no, perché ha piovuto praticamente sempre e quindi fortunatamente siamo riusciti a proteggerci, però ecco insomma il tempo non è stato dei più clementi. Detto questo però ce l'abbiamo fatta per un pelo, nel senso che soprattutto al di là del bosco delle conifere dove ovviamente non ci sono foglie, però in tutti i posti dove c'erano le foglie, quindi questi colori particolarmente autunnali, ce l'abbiamo fatta perché dopo una settimana è arrivato l'inverno, il vento e ha spazzato via tutto, quindi comunque abbiamo ottenuto il risultato. Weil es ist, also der italienische Herbst ist natürlich ein bisschen anders als der deutsche Herbst. Wie kannst du nicht vorstellen? Es war Mitte Oktober bis Anfang November. Metà ottobre fino a proprio gli inizi di novembre. Ovviamente sa, ride perché sa che l'autunno tedesco e quello italiano sono diversi. Das war November 2013. Dann habe ich den geschnitten. Letztes Jahr im Juni waren wir fertig mit dem Film. Giugno dell'anno scorso, abbiamo finito di girare a novembre del 2013, poi il montaggio più o meno a giugno sì, abbiamo concluso, ecco tutto quanto. Jetzt ist die Frage, meinen Sie die sozusagen die narrative Klammer, die da passiert, oder ja letzten Endes die Beantwortung, diese Twilight Zone-artige Beantwortung dieser esoterischen Frage, wo kommt Inspiration her? Also, dass das Kind die Melodie summt am Ende, ist ja nicht unwichtig. Es sind zwei verschiedene Filme, wo das möglich ist und wo das eben nicht passiert. La scena, se io l'ho messa, è perché secondo me riveste una grande importanza, perché è quasi la risposta a questa domanda esoterica di ciò che è successo in questo scenario deserto tipo Twilight, quindi una cosa abbastanza... Twilight Zone, che vuol dire zona deserta. Da sati auche an. No, ma in realtà non so se tu intendi come dire, il salto narrativo o proprio la scena. Cioè, sulla spiaggia è la... dem Publikum offen lassen, damit es selber die Antwort findet. Das war jetzt, weil ich denke, dass der Film einfach in zwei bestimmte Teile geteilt wurde und die Landschaft einfach bestimmt diese Teile. Ich wollte natürlich Sachen offen lassen und ich fand es einfach ästhetisch ein schönes Erlebnis, aus diesem Wald noch wieder herauszukommen. Auch verbunden mit dem 3-Jahres-Sprung nach vorne.
Und dazu, das ist auch ein Manierismus von mir, weil das ist meine Heimat, dieser Strand. Und bis jetzt habe ich jeden Film, den ich gedreht habe, da enden lassen, ganz genau diesem Strand. Allora, sì, da una parte in realtà io volevo lasciare le risposte a te, volevo lasciare al pubblico la capacità di rispondere, quindi non è che do una risposta definita, do la mia risposta, do quello che posso dare con questo cambiamento di paesaggio, quindi sì, è vero che questa divisione esiste, però devo anche aggiungere che è una questione un po' di maniera, c'è un mio piccolo vezzo perché io concludo tutti i film su quella spiaggia lì che è la spiaggia del mio paese d'origine, per cui tutti i film finiscono così e lo volevo fare anche in questo, quindi c'è anche questo. Oh, und das Interessante beginnt ja erst, also wenn diese ganze Episode im Wald nur ein Traum ist, dann ist ja das drei Jahre später der Versuch, diesen Traum irgendwie noch unter Tageslicht zu betrachten und erst dadurch wird er für mich auch erlebbar sozusagen. Hm. E ancora un'altra cosa, no? Se tutto quello che è accaduto nel bosco è una specie di sogno o si configura come tale, i tre anni successivi che sono trascorsi sono in qualche modo il tentativo di spiegarlo o il tentativo quantomeno di portarlo alla luce e di renderlo vivo in qualche modo, di farlo vivere. Ecco. Io volevo... Anzi, ok. Allora, una cosa che mi colpisce molto e che apprezzo in questo tipo di storia è che il racconto è quasi affidato completamente agli attori, quindi ai personaggi. Non c'è una narrazione esterna, infatti la storia ci accompagna con le loro voci, con i loro dialoghi. Quindi volevo farti una domanda, se anche per te, quindi hai voluto darlo, le storie le raccontano quindi i protagonisti in scena? Ja, das war immer so vorgesehen, aber was meint er genau? Meint er ein Voice-Over? Quando tu parli di narrazione esterna, parli più di una voce cioè realmente o di un, cioè di un voice-over, dice lui, no? Di una... Sì. Ja, also, ja, es was ähnliches. Nein, ich glaube, das würde ganz stark die Wirkung des Films unterminieren. Also, und letzten Endes sind es ja auch nicht nur die Charaktere, die durch den Film leiten, sondern der Film selber, der teilweise ja mehr weiß als die Figuren. Ovviamente, se ti riferisci al voice-over, ovviamente no, cioè era voluto il fatto che io lasciassi raccontare ai personaggi la narrazione. In realtà un voice-over, quindi una voce esterna, avrebbe minato completamente il senso e l'efficacia del film. Però da una parte non sono solo i personaggi a fare la narrazione, ma è il film stesso in sé, che forse sa di più di quello che sanno i personaggi. Diciamo, in un primo momento appunto c'è questa disquisizione un po' filosofica sulla natura dell'anima, dell'animale, eccetera, eccetera. E ci sono anche, diciamo, diverse scene in cui non si capisce bene quale sia il suo ruolo all'interno proprio della narrazione, come la scena appunto della sua fuga, che per il personaggio di Willy è molto, diciamo, vissuta in maniera drammatica, e poi, diciamo, parecchi minuti dopo, in parecchie scene dopo, il cane ricompare, appunto, così, dal nulla, come se nulla fosse successo, e ritorna, appunto, parte della narrazione. E nonostante, comunque, abbia avuto anche, appunto, un ruolo, diciamo importante con questo rapporto col personaggio di Willy, poi alla fine comunque non ce n'è più traccia in nessun modo, quindi mi chiedevo se avesse qualche significato, se semplicemente grazie, se semplicemente appunto non ci fosse. Goda,
Das habe ich dann später gesehen. Ich glaube, es gibt von Heidegger gibt es eine Geschichte, dass er nachts aus dem Bett aufsteht und gar keine Klamotten anhat und ins Badezimmer geht und dass seine Katze und er ist ganz nackt und seine Katze schaut ihn an. Und in dem Moment wird ihm bewusst, wie die Katze ihn wahrnehmen muss, als eine Art Außerirdischen, als etwas Monströses letzten Endes. Sowohl der Drehbuchautor, mit dem ich das Buch geschrieben habe, als auch ich hatten schon mehrere erotische Erlebnisse, während ein Hund dabei zuschaute. Und das war etwas, was den erotischen Akt ja sehr viel interessanter macht. Und so kam der Hund in die Geschichte. Und Tiere haben einfach etwas immanent Symbolisches, weil wir ihnen mehr Weisheit zutrauen, als wir den menschlichen Figuren zutrauen. Und das ist immer interessant. Außerdem mag ich Hunde. Allora, prima, l'ultima cosa, dice lui, mi piacciono i cani, l'ultima cosa che ha detto, mi piacciono i cani, e quindi questa è la prima, in realtà il primo motivo. Non so se, credo fosse Heidegger, no, che raccontava una storia del fatto che lui si era alzato di notte, completamente nudo, era andato in bagno e aveva trovato il gatto a guardarlo. E in quel momento aveva avuto la percezione esatta di come il gatto poteva vederlo nudo, quindi una percezione assolutamente mostruosa. No? Credo fosse, lui dice, io non ricordo bene, credo fosse Heidegger. E in realtà poi noi abbiamo avuto delle esperienze, avanti, esperienze personali in cui diciamo il cane o un animale era testimone di rapporti erotici o di scene erotiche, no? Quindi anche questo un po' ci ha divertito voler inserire questo elemento del tutto personale, quindi sia io che lo sceneggiatore. È un po' una prospettiva così interessante, perché poi il cane e gli animali in generale hanno questo significato simbolico, cioè spesso hanno più saggezza, portano con loro più saggezza di quanta ne abbiano gli uomini, quindi questo è anche un altro aspetto. E in ultimo, appunto, mi piacciono i cani, anche questo. Grazie. Gibt es noch? Sorry. No, volevo chiedere, poi chiudiamo con una cosa che credo sia abbastanza curiosa, tra un attimo. No, c'è un aspetto del film che mi interessa molto, perché c'è una cura nell'uso dei dettagli, degli oggetti, trovo formidabile. Cioè, come tu hai messo, composto proprio delle inquadrature con una cura estrema nel posizionare gli oggetti. E volevo sapere qualcosa a questo proposito. Also diese Gegenstände sprechen eigentlich. Also nicht nur Gegenstände, die da stehen, oder stehen bleiben, sie sprechen einfach. Ich bin ja Dokumentarfilmer. Das heißt, ich bin eigentlich daran gewohnt, Zeichen der Realität so zu filmen, dass sie vielleicht auch eine symbolische Bedeutung entwickeln. Es ist manchmal und vielleicht auch in diesem Film etwas zu viel, wenn jeder Gegenstand ein eigenes Symbol ist. Deswegen bin ich ein großer Freund von etwas, was ich etwas Dilettantistischem. Das heißt, ich gucke einfach, was passiert. Also ich gucke, was passiert. In dem Fall, das ist noch keine gute Antwort. Deve riflettere, non ha ancora trovato la risposta giusta, nel frattempo io traduco. No, lui dice, io originariamente sono un documentarista, nascendo come documentarista ovviamente sono abituato a osservare e a inserire i segni e gli oggetti della realtà all'interno di un film, come se forse questi segni, questi elementi di realtà poi potessero avere un significato simbolico, forse, o potessero generare un significato simbolico. Per esempio, hai un esempio concreto di un oggetto? Perché poi, dice lui, io non voglio dire che ogni oggetto abbia un determinato significato, sarebbe anche forse un po' esagerato, ma forse hai un esempio concreto, c'è un oggetto concreto che ti è venuto in mente che abbia questa voce?
Ma più che significato, appunto, la, c'è il fatto che dire che parlino, per me significa che hanno una parte attiva nel film. Penso alle candele, penso ai fogli scritti in un modo quasi illeggibile che si cerca di decifrare e che più di tanto non si riesce. Penso forse in un modo più evidente, e a me interessano più questi che ho citato, però anche il quadro la foto del quadro di Courbet che viene nascosto da una mano, quindi visto o non visto. Ecco, tutta questa composizione, soprattutto all'interno dello studio e del capanno dove si era rifugiato Otto. Ma direi tra tutti, se me ne chiedi uno, le candele. Es liegt natürlich auch in der Natur eines Filmes, der mit einer so spärlichen Handlung daherkommt, dass jeder Gegenstand eine größere Bedeutung gewinnt. Gerade das Courbet-Bild war für uns einfach auch ein großer Bezugsreichtum, wo man etwas spielen konnte und auch Anna mit ihrer aufkeimenden Sexualität auseinandersetzen konnte. Aber und die Kerzen eigentlich auch ähnlich. Also wir haben eigentlich alle Figuren so einer Art Elementsymbolik unterworfen, wo Anna sich nicht entscheiden konnte, ob sie nun Wasser oder Feuer ist. Das heißt, wir haben immer versucht, Anna mit diesen Symbolen in Berührung zu bringen. Nicht auf eine Art, die der Zuschauer unbedingt verstehen soll, sondern für uns als Ganghilfe, um den Film voranzubringen und so kleine Kodifizierungen da reinzubringen. Und mit dem Feuer, wenn sie die Kerzen anzündet und die Öllampen, kehrt ja auch wieder ja, so eine Art legitime Erscheinung, ein legitimes Leben in die Hütte ein. Ecco, diciamo che nella natura del film, no, che un oggetto inserito originariamente all'interno poi acquisti un significato maggiore rispetto poi a quanto originariamente o al motivo originario per cui era stato inserito, è nella, diciamo, natura del film in sé per sé. Per esempio la fotografia di Courbet che è in qualche modo qualcosa con cui noi abbiamo voluto giocare perché credo che fosse una grande ricchezza, un oggetto con grandi significati all'interno, oltre che molto importante, in qualche modo poteva essere inserito. E credo che con le candele siamo più o meno allo stesso livello, cioè abbiamo voluto giocare in particolare le candele hanno questo legame con il fuoco con l'acqua, che sono i due elementi naturali con cui Anna, la protagonista femminile, entra spesso in contatto. Cioè noi abbiamo voluto volontariamente mettere in contatto Anna con questi due elementi, non in un modo tale che il lettore potesse cogliere questo riferimento, no? Però lo volevamo in qualche modo fare per noi. E anche ancora una volta, per tornare al fuoco, assieme alle candele ci sono le lampade a olio, no? Quelle ancora una volta sono quella apparizione legittima, quella vita legittima, un pochino ecco, di stampo nazista, ma ancora una volta appunto il significato era quello. Bene, allora io chiuderei qui. Ah, ancora. No, con una cosa, perché prima lui accennava una cosa, oggi ne parlavamo, credo che in parte tu voglia parlarne, magari non troppo, perché nel senso che questo film, lui prima diceva il bambino che compare nell'ultima scena sarà il protagonista del mio prossimo film, perché Tim ha l'intenzione di realizzare una trilogia, questo, ma una trilogia dove, poi sarà lui a confermarlo, ogni film sarà a sé stante, cioè non è obbligatorio che uno veda tutti e tre i film per
comprendere. Però diciamo che ha un'idea di far una trilogia molto interessante anche a livello temporale, cioè di quanto passa, qui è il 1929, e poi lui appunto ha già precisi i due anni in cui dovrebbero svolgersi gli altri film. Gli lascio la parola per chiudere. Un dato di cronaca, questo film, pensate a quanto costa un film a bassissimo costo, anche solo in Italia o altro, cioè delle cifre, è costato 22.000 euro. Das sage ich normalerweise auch nicht, weil man ist ja auch nicht so stolz darauf, weil man dann Produzenten erwarten, dass man das wieder schafft, für dieses Geld zu arbeiten. Aber es war ja mein eigenes Geld, deswegen hatte ich ein großes Interesse daran. Diciamo che non lo dico con, non è che da, cioè proprio dire con orgoglio il fatto che sia costato 22.000 euro, non lo dico tanto spesso, però anche perché spesso insomma i produttori vogliono il grande budget e il grande ritorno, ma non essendocene produttori e avendoci messo i miei soldi, devo dire che in qualche modo sono contenta che sia questo l'esito. No, ma questo dice come con pochi soldi si possa fare delle grandi cose. Jetzt bin ich pleite und habe einen schönen Film. Das ist doch schön. Adesso ho un bel film, però sono al verde. Però non c'è bisogno. Però almeno un bel film. Ich möchte auch nicht zu viel versprechen, aber gerne möchte ich in den nächsten 10 Jahren eigentlich die nächsten zwei Filme drehen, die auch lose miteinander verknüpft sind. Und der nächste soll 1962 spielen, wo der kleine Johannes, also das Kind, dann 33 Jahre alt ist und Doktor der Physik in spe ist, noch an seiner Promovierung arbeitet und zu diesem Zweck in die Schweiz reist, zu einem internationalen Physikerkongress, wo eine Art Hitchcock-quantenmechanischer Thriller stattfindet, während alle Skiferien machen. Es ist schwer zu beschreiben, aber es wird schwarz-weiß und spielt 1962 und ich hoffe, in 3 Jahren kann ich Ihnen den Film zeigen. No, non voglio promettere tanto, non voglio dirvi tanto, però nei prossimi 2 anni mi piacerebbe girare questi altri 2 film a completamento della trilogia. Il primo dei 2, quindi il secondo film, dovrebbe essere ambientato nel 1962, il protagonista è il bambino, 1962, il protagonista è il bambino, ha 33 anni ed è nel pieno del suo dottorato in fisica quantistica. Decide di andare in Svizzera per un congresso e qui si consuma un thriller hitchcockiano con fisica quantistica all'interno, il tutto mentre si scia. Adesso non voglio aggiungere altro, non aggiungo altro, ecco. Però più o meno questo è l'architettura di Allianz. Ich wollte noch Danke sagen für alle, die gekommen sind und die auch so lange geblieben sind. Mir erscheint es immer, als gäbe es in Italien noch ein cinephiles Publikum, was in Deutschland fast gar nicht vorkommt. Da gucken die Leute Filme, sagen, oh, schöne Bilder und gehen dann nach Hause. Und hier, mi piace molto stare in Italia. Intanto vi ringrazio per essere venuti e per essere rimasti per tutto questo tempo. Mi piace, no? Perché quando vengo in Italia c'è questo pubblico di cinefili che vengono con entusiasmo, mentre in Germania vengono, guardano il film, ah, belle immagini e vanno a casa. Quindi mi piace molto questo entusiasmo. È a Bari che è così. In Bari. Bene. Io ringrazio Tim Kroeger, ovviamente Giuseppe Gariazzo e Lara Maruccini, che è sempre così preziosa e puntuale. E ci vediamo il 20 febbraio, venerdì 20 febbraio, con Franco Maresco. Insomma, meglio di questo.